Oggi il nostro viaggio in Molise si ferma a Casa Calenda, il borgo di Annibale. L'origine di Casa Calenda è incerta. Probabilmente fu colonia osca o romana. Dalla nascita ha sempre rivestito ruoli di grande importanza, così come fu importante nel periodo medievale, poiché il paese fu affidato a vari signori che ne curarono l'espansione. Nel 1799 fu teatro di scontri quando combatterono rivoluzionari e sanfedisti. L'antico nome fu Calena, come risulta dalla lettera K che si legge sul gonfalone. Poco lontano dal paese, su una collinetta soleggiata, sorge la città di Gerione, dove è certo l'accampamento di Annibale durante la sua venuta in Italia e dove sono stati numerosi i ritrovamenti archeologici. Il centro storico è dominato dal Palazzo Ducale e dalla Chiesa di Santa Maria Maggiore, che conserva all'interno una pala seicentesca raffigurante la Natività, attribuita al Santa Fede, e una Vergine col Bambino del Gamba. Passeggiando per il paese ci si imbatte in numerose installazioni artistiche di livello internazionale, grazie a Calenarte, un progetto dell'architetto Massimo Palumbo che rilegge luoghi trascurati o anonimi del paese attraverso la lente del rapporto arte-architettura. Un'altra caratteristica che detiene questo borgo è il Museo del Bufù. Il Bufù è un tamburo a frizione, costituito da un contenitore dal fondo chiuso e con il lato superiore aperto, ma ricoperto da pelli di animali essiccate, al centro delle quali viene legata una canna. Lo strumento produce suono quando il bastone viene frizionato dal suonatore con le mani inumidite oppure munite di uno straccio bagnato, facendo in tal modo vibrare la pelle, che produce un caratteristico rumore cupo che dà nome allo strumento stesso, bufù. Nel palazzo comunale è stato allestito un piccolo museo multimediale dedicato allo strumento, che è possibile ascoltare nella tarda sera dell'ultimo dell'anno e la mattina di Capodanno, quando piccole orchestre spontanee attraversano il paese. Potete seguirci su Canale 11 Molise, 880 a Roma, anche sui profili YouTube e Facebook di Telemolise e tramite Amazon Fire. Siamo in onda anche su Telemolise 2, canale 12 del digitale terrestre, e su Molise Mio, canale 212.